Potrebbero presto passare alla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro le indagini sull'omicidio di Giuseppe Gaetani, di 50 anni, di Cassano allo Ionio, ucciso ieri sera in un agguato compiuto in contrada Pantano Rotondo, a pochi metri dalla strada provinciale Cassano-Sibari. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era considerato dagli investigatori molto vicino a Leonardo Portoraro, ritenuto uno dei boss dell'andrangheta della Sibaritide, assassinato a colpi di Kalashnikov e pistole il 6 giugno 2018 a Villa Piana, mentre era seduto a un tavolino davanti a un ristorante. Il sindaco del comune di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha deciso di fare chiarezza sui dati relativi al coronavirus. Il primo cittadino afferma che la città resta zona arancione ed il reparto Covid è pronto ad entrare in funzione. Due obblighi di dimora e un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per circa 800.000 euro nei confronti di responsabili di un'impresa di ristorazione poi fallita e il bilancio dell'operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Procura di Palmi. L'iniziativa intrapresa dalla Coop, che con un'intelligente azione di marketing ha deciso di sostenere le clementine calabresi puntando sulla loro qualità più che sui canoni estetici, va nella giusta direzione. Confidiamo possa divenire un esempio, lo dice l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo commentando la campagna lanciata in tutta Italia dalla Coop.